Anche in Italia l'intelligence è in allerta per proteggere dati sensibili, imprese. All'Innovation Cyber Security Summit di Roma si ragiona di difesa e nuove strategie. Valeria Ferrante ha intervistato Vittorio Rizzi, vice capo vicario della Polizia di Stato. Vediamo. In un momento così drammatico che stiamo vivendo da un punto di vista dei conflitti, quanto è importante la cybersicurezza? In tema di cybersicurezza, il mondo del law enforcement da tempo ha messo in campo strutture per non solo garantire un'innovazione tecnologica, ma anche una straordinaria resilienza rispetto a quelle che sono minacce in continua evoluzione, che sono diventate minacce ibride. Sono minacce con vittime reali e noi dobbiamo cominciare a, non solo cominciare, ma proseguire in questa attività di adeguamento a un progresso tecnologico che è sempre più accelerato. Un progresso tecnologico che però può anche trasformarsi in arma. Sappiamo degli attacchi hacker. La parola che meglio contraddistingue questo tempo è la parola confine, quello spazio che è diventato sempre più liquido, a volte anche addirittura illusorio, tra quello che è la vita di tutti i giorni e quello che è il mondo del cybercrime. Un attacco a un proprio conto bancario, un attacco reale, una frode è una frode reale, uno stupro è uno stupro reale. È il terreno nel quale la criminalità sta sicuramente facendo i maggiori investimenti. E lo si è visto anche con il fatto che più di una volta sono state fermate persone, quelle che poi definiamo lupi solitari, proprio perché agiscono anche loro attraverso internet, attraverso i social. Non si svelano le tecniche, che vengono utilizzate dalle forze di polizia. È un fatto che a livello internazionale le forze di questo paese sono tra le più attrezzate contro questo tipo di minacce.